Provinciale, eccolo qui. Buonasera dottore, benvenuto a San Filippo del Mela. Perché a San Filippo del Mela? Perché intanto devo ringraziare chi organizza questa manifestazione, chi la anima, diciamo la famiglia Anania, perché in definitiva io sono qua perché sono collegato ormai da alcuni anni da uno spirito particolare ad Orazio. Poi tramite Orazio ho conosciuto anche Francesco, ma soprattutto questa sera ho avuto una grande gratificazione, quella di sintetizzare in questo meraviglioso crogiuolo di colori, anche di odori, le noccioline, i palloncini, i colori, l'atmosfera, i bambini, il titolo di questa iniziativa, Divertiamoci correndo. C'è in definitiva la motivazione sostanziale di quello che noi andiamo facendo da alcuni anni, io e Orazio in particolare, noi che ci occupiamo di Fair Play, il Comitato Nazionale Italiano Fair Play del CONI, che noi qui rappresentiamo. Io sono anche il presidente del coordinamento nazionale tra tutte le associazioni benemerite del CONI. Prima Francesco parlava di valori aggiunti, io devo dire a questo punto, visto quello che sta capitando in giro nello sport con le Olimpiadi, signori, che sono in questo momento alla ribalta, beh, noi siamo i depositari dei valori certi a questo punto, perché quello che abbiamo archiviato fino ad oggi, parliamo degli azzurri d'Italia, le medaglie olimpiche, i veterani sportivi, tutti coloro che in definitiva fanno lo sport per il piacere di praticarlo, con l'idea di averne un beneficio, ecco, questi certamente sono solo in parte rappresentati dai grandi eventi sportivi, dai grandi momenti che sono, come dire, qui emblematicamente riconosciuti attraverso dei personaggi che sono stati presentati, che verranno presentati, che hanno avuto dei grandissimi risultati, ma che in qualche modo sono la punta di un grande iceberg, quello di coloro che si divertono correndo, oppure nuotando, oppure andando in bicicletta, oppure facendo altre cose. Noi abbiamo il dovere con la nostra organizzazione, con l'aiuto sostanziale delle istituzioni, di garantire loro la salute. Perché purtroppo adesso sta emergendo un grande problema, quello che lo sport non sempre fa bene. Noi dobbiamo fare in modo che si torni indietro e che si ritorni al punto chiave di partenza. Lo sport deve essere un grande momento di incontro e di beneficio per tutti, dopodiché ci possiamo anche divertire con i grandi eventi e con i grandi campioni. Scusate se vi ho un po'... Grazie a lei per queste bellissime parole. Andiamo a vedere chi è il premio Fair Play Nazionale 2008 da questo video che sta per partire. Hai sentito che belle parole del dottor Alcantarini? No,
contentissimo, onorato, anche emozionato di ricevere questo premio, perché penso che sia un premio che va al di là dei soliti meriti sportivi. È un premio che abbraccia un po' l'aspetto più umano e etico dello sport, quindi una doppia soddisfazione, e vi ringrazio ancora. Tra l'altro questo premio, dottore, facciamo l'applauso, può partire l'applauso, io ho detto sempre qua e poi si ferma sempre. Questo premio, noi avevamo tre nomi, abbiamo fatto uno studio, secondo quello che ci ha detto lei, alla fine Massimo Giacoppo ci è sembrato il più adatto, è contento lei? Io devo dire che questo premio che viene assegnato a Massimo è il premio nazionale ufficiale del Comitato Nazionale Italiano del CONI, no, perché c'è una certa inflazione di iniziative che sono tutte, come dire, ben gradite, ma questa è quella istituzionale ufficiale. Questo premio è il numero 26 che diamo dal 2000, la nostra organizzazione è nata nel 1994, un'organizzazione che ha una rete ben precisa all'interno del sistema olimpico, per cui noi siamo un'istituzione nazionale italiana, ma poi esiste quella europea e quella mondiale, che sono omologhe all'Associazione Europea dei Comitati Olimpici e al Comitato Olimpico Internazionale. Quindi il premio che prende Massimo è un riconoscimento che va a lui in nome e per conto di tutti gli atleti che svolgono la loro attività ad un livello tale per cui l'emulazione, l'esempio che in qualche modo scatta di fronte al campione, come dire, sono la chiave di volta di una diversa cultura, di un'etica che per noi è un dato fondamentale. Diversamente ci troviamo di fronte ai fenomeni che noi non vogliamo, che ovviamente cerchiamo di combattere. Allora, siccome Massimo svolge l'attività in una disciplina dove sott'acqua, se non si ha un po' di fair play, possono poi venire fuori dei grandi problemi, magari fuori dell'acqua, cioè insomma è uno sport diciamo energico, per non dire ruvido in certe situazioni, dove però ci sono le regole. Come capita in tante discipline dove ci vuole fisicità, ci vuole anche molto fair play. Questo vale nel rugby, vale nel box se vogliamo, vale in altre situazioni dove è fondamentale la prima regola, come dice Antonio Ghirelli, deve essere quella del fair play. Allora, se noi diamo questo premio questa sera a Massimo Giacoppo, vuol dire che lui rappresenta in modo ideale tutti coloro che interpretano l'attività sportiva anche al massimo livello, con quello spirito che noi desideriamo, speriamo che sia quello fondamentale che animi tutti coloro che vanno avanti. Naturalmente per fare gli auguri a tutti i nostri italiani, atleti italiani che fra tre giorni inizieranno l'avventura olimpica a Pechino. A questo punto andiamo a sentire la motivazione con la nostra Yolanda. Senta, è proprio uno dei figli più rappresentativi di Messina, il quale cresce presso la locale polisportiva in cui vive l'esperienza della storica promozione della massima serie di pallanuoto nel 2001. Da lì, dopo essere stato trasferito all'Ortigia a Siracusa, picca il grande salto, acquistato la mitica Pro Recco ed entrato nella famosa squadra nazionale denominata Sette Bello. Amicizia, rispetto degli altri e spirito sportivo, fatto di sacrifici e voglia di fare bene, sono state le regole di questo giovane campione, tutto nello spirito del fair play, ove si è pienamente calato per modo di pensare e di comportarsi, diventando punto di riferimento, di esempio e di rispetto per l'intera squadra, l'allenatore e i tifosi. Il suo palmarès è pertanto alquanto nutrito, avendo vestito 23 volte la maglia azzurra, aver vinto una Supercoppa europea, due scudetti, due coppe dei campioni, oltre alla medaglia di bronzo conseguita con la nazionale Under 21 ai mondiali del 2001. Il suo ricco cammino sportivo, compiuto in forza di un inoppugnabile talento, di un'ineffabile serietà e di una salda pertinacia, è stato ed è arricchito altresì da una naturale umiltà, che lo ha fatto e lo fa apprezzare e stimare ovunque abbia svolto e svolga la sua eccezionale attività di pallavolista. Per tali meriti si crede opportuno attribuire il presente premio ad uno dei più illustri figli del Sud, che attraverso la sua passione sportiva ha trovato onore e gloria. Massimo Giacomo. Questa era la motivazione, riceve il premio. Inviterei anche il vice sindaco Pasquale Librandi di salire sul palco. La foto di Rino. C'è anche la foto ricordo con Massimo Giacoppo, facciamo la foto con i premi.